I candidati sindaco vanno allo scalo. In vista delle amministrative di Chieti, che si terranno il 20 e il 21 settembre, inaugurate le sedi elettorali nella parte bassa della città. Ognuno dei candidati punta all'unità delle diverse zone del comune teatino, accorciando quella distanza, in primis culturale, tra Chieti Alta e lo scalo. Chieti Scalo è importantissima, è fondamentale, direi che la città è unica, ma noi ci teniamo ad avere chiaramente un occhio di riguardo su quello che è il motore propulsivo della città, ovvero Chieti Scalo. Non a caso, nello scorso febbraio ho voluto presentare la mia candidatura nella zona dell'area industriale, che è totalmente desertificata e che deve ripartire, con essa l'occupazione che in questi anni sensibilmente è scesa. L'urgenza è riaprire il distretto sanitario di Chieti Scalo. Poi c'è il problema idrico, un problema che si protrae da diversi anni e che non viene ancora risolto. Oltretutto, la mia attenzione particolare sarà rivolta al mondo del lavoro. A Chieti Scalo c'è un problema di lavoro molto sentito e la mia attenzione non si rivolgerà solo alla grande impresa, ma soprattutto alla piccola e media impresa. È fondamentale che la città sia amministrata da teatini veri, attacca Di Iorio, in riferimento al candidato leghista Di Stefano, che è originario di Tollo. È come una stessa squadra che cambia ogni anno, cambia una divisa sociale per marketing, ma è quella, gli 11 sono gli stessi, per cui il campionato farà, se è stato fallimentare, se sono retrocessi l'anno prima, retrocederanno pure l'anno dopo. Noi li vogliamo tutti fuori, questo è il concetto fondamentale. E ce n'è anche per la recente visita di Salvini in Abruzzo. Il leader della Lega sta venendo spesso durante questa campagna elettorale nel tentativo di capitalizzare i consensi attorno alla sua figura. Quindi io non posso concepire che un personaggio che viene da fuori, peraltro impegnatissimo per attività politiche a 360 gradi, come possa conoscere il territorio, la situazione locale. Gli altri leader di partito non vengono, attaccano i 5 Stelle per rispetto alle normative anti-Covid. I comizi su e giù per l'Italia sono un rischio per la salute pubblica, l'affondo pentastellato. Immaginiamo che l'arrivo di un leader possa creare poi quei disastrosi assembramenti di cui siamo stati testimoni proprio con l'arrivo di Salvini. E per noi prima del voto viene la salute dei cittadini. I candidati sindaco finora sono 6, ma secondo alcune indiscrezioni l'aspirante primo cittadino, Camillo Carapelle, espressione di una lista civica proprio di Chieti Scalo, potrebbe ritirare la propria candidatura nei prossimi giorni. Ad ogni modo nessuno sembra credere di poter vincere al primo turno. Sicuramente e realisticamente punto più al ballottaggio che a vincere al primo turno. Al ballottaggio, se ragiono da teatino, da elettore di Chieti, dovrei vincere facile, però i giochi politici sono pesanti. Però al ballottaggio ci si svestirà, molti consiglieri non avranno più da pizzicare nei loro ambiti, nei loro orti, si sarà il chietino contro un forestiero e se siamo chietini dovremmo vincere, altrimenti vuol dire che quelli che stanno a Chieti non sono di Chieti.